Andiamo a parlare di Black Friday con gli acquisti record negli Stati Uniti. Da New York il corrispondente Dario La Ruffa. Si aspettavano buoni risultati, ma qui siamo ai record. Le vendite online negli Stati Uniti sono salite a 5 miliardi di dollari in questo Black Friday, oltre il 20% in più dell'anno scorso. La pandemia incorona gli acquisti via internet e relative consegne. Vale per i regali, non ci si vede, ma almeno ci si dice eccomi, ci sono. La Fifth Avenue di New York, le vetrine, le luci, la gente, ma nonostante questo, l'atmosfera in questo primo Natale dell'era del Covid-19 non è quella di sempre. Le autorità sanitarie temono una esplosione di contagi nelle prossime 3 settimane dopo gli spostamenti per la festa del ringraziamento. Possibile una nuova chiusura dei ristoranti a New York e c'è chi le tenta tutte. Posso offrirle delle bollicine? Sì, certo. Questa vineria ristorante dell'Ovest Manhattan propone su prenotazione un test rapido sul Covid. 15 minuti di attesa per i risultati, il gestore del locale. $50, incluso un bicchiere di spumante, insomma, non è caro. Alla fine entri e mangi, negativo e rasserenato, anche se tutti sanno che un test rapido aiuta, ma non basta. Andiamo a Teheran adesso.